Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere ed oggi andremo alla volta di Quoripoli e dovremo riuscire a prendere uno dei prossimi Pokémon iconici di Ash. Sicuramente lo avrete letto dal titolo perché molto probabilmente se lo prendiamo in questa puntata lo metto nel titolo. E detto ciò, se volete vedere come si ottiene, seguite questo video. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Ora, da Evopoli andiamo a sud, attraverso la pista ciclabile, e iniziamo a battere un po' di allenatori. I'm raring to go, vai vai vai. Iniziamo a battere un po' di allenatori, scaldiamoci anche oggi. Ma nel campo Pikachu, questo zucca pelata, va bene. E noi invece andiamo di Razorleaf. Electro Ball non dovrebbe farci troppo danno, anche se Pikachu ovviamente è molto più veloce di Grotol. Perfetto, livello 25 per Grotol. Epic, sì sì, epico, guarda, alla grande. Andiamo a sfidare anche questo tipo. Facciamoci un po' di pista ciclabile. Morgan, che manda in campo Staravia. Ok, Grotol contro Staravia non è il massimo. Però mi sa che, data la difesa di Grotol, però mi ha diminuito anche l'attacco, allora no. Tagliamo corto e andiamo con Staravia. Dato che mi ha diminuito anche l'attacco, non conviene. Ah, Endeavor mi fa così tanto male? Alla faccia tua. Quick attack. Aerossalto. E aerossalto di nuovo. Ok, battuto Staravia. E abbiamo battuto anche Morgan. Ma che storia. Allora, andiamo a battere anche questi due allenatori in una lotta in doppio. Altre due zucca pelata che mandano in campo Ponita e Ponita. Per Grotol non sarà facile questa battaglia. Direi di fare full focus sul primo, su quello a livello 21. Tiriamolo giù subito, andando di morso e aerossalto insieme. Flame Charge fortunatamente non l'hanno tirato su Grotol, ma la tirano su Staravia, non si sa bene per quale motivo. Ecco fatto, tiriamo giù uno e mandano in campo Shinx. Aia. E mi diminuiscono anche l'attacco. Infami questi, eh. A questo punto userei un Razorleaf su entrambi e un aerossalto su Shinx comunque. Ok, dovremmo averlo portato in range di kill. Niente, Staravia purtroppo ci lascia, ma meglio così. Così almeno Grotol prende un po' di punti esperienza in più. Ecco fatto. E mandiamo Pikachu a questo punto. E andiamo di Bite e di Electro Ball. Vabbè, Bite non contava tanto, Pikachu lo one shot tranquillamente questo Ponita. E un altro Shinx. O prova a fare della prepotenza Shinx contro un Pikachu che se vuole gli distrugge tutta la famiglia con un attacco. Ecco fatto. Tirato giù anche Shinx. Oh, sorry, sorry, bravo. Chiedimi scusa, va. Torniamo a curarci un secondo i Pokémon. Dato che questi due allenatori mi hanno dato del filo da torcere, più che altro erano due Pokémon ciascuno, ognuno super efficace contro i miei Pokémon. E tra l'altro non hanno nemmeno utilizzato gli attacchi super efficaci contro i Pokémon giusti, perché hanno usato attacchi fuoco contro Staravia e l'hanno comunque ucciso. E gli attacci elettrici poi non, cioè, li hanno usati su Grotol, ma era ovviamente resistente Grotol. Bene, proseguiamo allora. Salve, permesso, permesso. Manca un allenatore, eccolo qui. C'è anche la parte sottostante di questo percorso che dovremmo fare a ritroso. Ok, Starly, bellino Starly comunque, molto bello. Andiamo di Bite. Oh, questo attacco fa malissimo, mannaggia lui. Lasciamo ancora Grotol. Userà ancora facciata? No, doppio team questa volta. Ecco, crepa e addio. No, Endeavor è facciata, non penso. Facade forse è facciata. Endeavor dovrebbe essere tipo rivincita, no? Qualcosa di questo tipo. Eppure mi fa tantissimo danno, quindi non penso sia rivincita. Esattamente, cosa è Endeavor? Altro Starly, lasciamo Grotol. Wing Attack, addio Grotol. Sei stato fortissimo. Andiamo a Staravia allora. D'altronde, essendo lento Grotol... Essendo lento mi sa che gli conviene iniziare a dargli il Quick Claw. Mi sa che conviene, eh. Ed infine Staravia. Beh, sarebbe morto comunque contro Staravia.
non sarebbe mai riuscito a batterlo. Vai di aereo assalto di nuovo e addio. Perfetto, my birds e my birds. I miei Pokémon, non i tuoi birds. Mi fai tornare indietro a curarli di nuovo. Mannaggia te. Fortunatamente è molto veloce la faccenda. Anche perché siamo in bicicletta. Tac. E siamo già tornati a curarli. Ecco qua. Abbiamo battuto, penso, tutti o quasi tutti i centauri di quel percorso. Quindi dovremmo poter andare abbastanza in scioltezza ora. Ecco qua, battuti tutti. Permesso, permesso, grazie. Vediamo un po', eh. Ce n'è ancora uno. E qui però c'è una lastracielo. E c'è un ultimo allenatore da battere. Un ultimo Zuccapelata che manda Pikachu. Perfetto, Pikachu è tranquillamente alla portata di Grotola. Ma però sei stronzo, eh. Ma però non si dice, lo so. È un'esclamazione proprio uscita dal profondo del cuore. Mega Drain, sì, togliamo di assorbimento, tanto insomma è comunque una mossa che ha 20 di base power. E comunque non modifichiamo nulla alla fine. Aumentiamo semplicemente la potenza dei nostri attacchi. Ok, a questo punto scendiamo da qui. E facciamolo a ritroso il percorso 206. Ah, non posso passare sotto il ponte, ok. Per cercare, appunto. Ah, non posso andare lì sopra con la bici? Tra l'altro, qui si trova Miss Medius, se volete catturarlo senza usare una neuropietra. Allora, che non possa fuggire, però, eh? Dai. A questo punto, ragazzi, mettiamo un attimo davanti Staraya, perché se dobbiamo fuggire ci serve lui. E diamogli Quick Claw. Diamogli assolutamente il Quick Claw. Dov'è? No, Quick Powder. Diamogli Quick Claw. Vediamo un po' se lo trovo, eh. Ho talmente tanti strumenti in questa borsa. Eccolo qua, Quick Claw. Give a Grotol. Sì, togliamo il Miracle Seed, va bene. Poi, mi sa che devo scendere dalla bicicletta. E per scendere dalla bicicletta devi fare per forza così, ecco. E si sale. Cerchiamo. Non possiamo passare dentro, è strano. Non possiamo passare sotto. Ok, full heal, prendiamocela. Non mi sembra ci siano allenatori qui sotto. Mi sa che ci sono solo strumenti da raccogliere. Ecco, ho messo davanti Staravia proprio per fuggire velocemente senza stargli a perdere turni in continuazione. Vediamo un po', eh. Qui non sembrano esserci strumenti. Se proseguiamo qui sopra, qui ci sono bacche sicuramente. 10 roast berries. Un Eppini. Se non l'avete ancora preso. Facendo le uova con Chansey, questa è la vostra chance. Altro Pokémon selvatico, vediamo chi è. Un Furret. Beh, come sapete, il mio Living Dex di Johto è praticamente completo, manca un solo Pokémon da catturare effettivamente. Qui non c'è più nulla, non posso passare dall'altra parte, quindi direi che questo percorso è stato fatto. Proseguiamo quindi verso sud. Dal percorso 206 andremo al 207. Altro Pokémon selvatico Onix. Qui non sembrano esserci Pokémon effettivamente nuovi per noi, allora. Vediamo di evitare un po' l'erba alta laddove è possibile. Perfetto. Ecco fatto. Proseguiamo allora. Percorso 207. Andiamo qui. C'è magari qualche strumento qui? Ok, sì, una Mega Ball. Prendetela questa Mega Ball invisibile, fa sempre comodo. Qui, niente. E qui abbiamo Cinzia o Camilla. In italiano. Non credo ci voglia sfidare, però parliamole. Hello there, il mio nome è Cinzia o Camilla, sono il campione della Lega di Sinnoh. Qual è il tuo nome? Oh, piacere di conoscerti, Glacial. Mi dispiace, ma ho paura che non possa concederti una battaglia, ora come ora. I was just about to leave for Celestic Town. Stavo per partire per Celestic Town. I leave you with a quote that means very much to me. Ti lascerò con una citazione che significa davvero molto per me. When every life meets another life, something will born. Ogni volta che una vita incontra un'altra vita, qualcosa nascerà. Fino alla prossima volta, ci vedremo la prossima volta. I'm looking forward to see how you do in the league. Sono davvero curioso di vedere cosa combinerai nella Lega.
Ok, a questo punto andiamo verso sud. Qui c'è uno strumento, noppa. Cosa fa questo, un pazzito? E andiamo a sfidare gli allenatori da questa parte. Weasel, dovremmo prenderlo prima o poi, eh. Weasel dovremmo assolutamente prenderlo prima o poi. Andiamo di aerosalto. No, dai, è rimasto con un HP, sta merda. Ecco, crepa. Poi Luxio. Contro Luxio ovviamente, ma andiamo Grotal. Molto bello anche Luxray, eh. Luxio non tantissimo, non mi piace molto. Preferisco di gran lunga sia Shinx che Luxray. Mentre Luxio, Ok, bravo, aumentati pure la difesa speciale, tanto ti tiro giù con un foglie lama. Infine Gligar, ecco chi ci manca di Johto, proprio lui. Il fantastico Gligar. Ci muoviamo primi grazie al Quick Claw, ottimo. Lui si aumenta la difesa, quindi non lo shotteremo con il nostro foglie lama. Però a questo punto andiamo con Bite. Ecco fatto. Bravo Grotal, combatti. What è what? Allora, mettiamoci davanti Grotal e vediamo di usare magari un mega assorbimento il prima possibile. Qui trovate una Rare Candy, prendetela assolutamente. Poi vediamo un po' cosa c'è qui. Un altro allenatore con uno strumento lì. I tipi volanti sono davvero belli, voglio lavorare con loro. Ok, se tu hai dei tipi volanti però non andremo molto d'accordo. Ok, no, hai Pokémon di tipo elettro. Ah, ecco perché vuoi lavorare con i tipi volanti, eh. Infame. Thunderbolt ci fa male, ma non malissimo. E noi non è che ci curiamo poi così tanto in realtà. Thunder, alla faccia. Eppure un colpo critico quello. Rispondimi con un colpo critico anche tu, no? Cambiamo Pokémon, a questo punto mandiamo Pikachu. E rispondiamo al fuoco con il fuoco. O in questo caso all'elettro con l'elettro. E tiriamogli un bel Thunder Punch addosso. Che fortunatamente non aveva Assorbivolt. O Parafulmine. Ok. Sunstone, una pietra solare che non ci serve più a nulla, che ne abbiamo tipo 6 già. Qui c'è un'altra allenatrice da battere. Penso che sia una Combat Girl. Però mandiamo comunque il nostro Grotal. Tiriamoli un paio di pozioni, dovrebbero andare più che bene. E andiamo. Do you enjoy my mountain climbing too? No, do you enjoy mountain climbing too? A me nella vita reale piace andare in montagna. Se non può fare allenamento purtroppo, ma piace parecchio. Allora, Grotal usa foglie lama su Machop. Low sweep, va bene, colpo basso. Andiamo di Mega Drain, colpiamo per primi grazie al Quick Claw, ottimo. E refugniamoci un po', oltre ad andare a livello 28. Meditite, sì, a questo punto mandiamo Staravia. Dato che è stata droppata anche la velocità del povero Grotal. E andiamo con un Aerosalto. Vai. Perfetto, Staravia ha preso un botto di livelli grazie a tutta la parte nel Bosco Evopoli e alla palestra di Gardenia. Allora, qui c'è uno strumento invisibile magari? No. Si può scendere a questo punto. E andiamo da questa parte. Wait, ci dice. Aspetta. Cosa devo aspettare, caro avventuriero? Vabbè, tu sarai un'ottima sacca per gli HP, per Grotal. Ottima davvero. Vai, Mega Drain. Fortunatamente non ha vigore. Poi Geodude di nuovo. Altro Mega Drain. Senza alcun problema. Ecco qui. Poi chi hai? Altro Geodude. E altro Mega Drain. È comunque meglio usare Mega Drain contro questi Pokémon qui piuttosto che Foglie Lama, perché Foglie Lama non ha il 100% di precisione. Quindi se sapete che tanto li shottate con Mega Drain, usate Mega Drain. Così non perdete assolutamente turni. E in più, nel caso in cui attacchino per primi loro, vi refullate pure. Qui abbiamo una Flame Plate, la lastra fuoco. E qui altri due allenatori. Vai, andiamo a batterli. I wish you luck. A trainer? Assolutamente sì. Pachirisu? Contro Chimchar. Ok, contro Staravia e Grotal. Anche qui hanno Pokémon super efficaci contro i nostri infamelli. Andiamo comunque di Razor Leaf su entrambi e di Aerosalto su Chimchar. Tiramolo giù subito lui. Ok, hanno usato Comete e Fury Swipes. Ok.
Fogli Lama dovrebbe comunque shottarlo, Chimchar, con quella vita lì. Infatti, ottimo. Al 30, perfetto. Poi andiamo di Bite e di Quick Attack su di lui. Ah, peccato, non è morto. Nuzzle ci paralizza anche, sì. Va bene. Però abbiamo tirato giù anche loro. How dare you? Come osi? So strong, sì, così forte, così forte. A questo punto andiamo a vedere questa parte del percorso chi c'è. C'è un altro allenatore. Usiamo una full heal. Dov'è? La mia full heal, eccola qui. Su Staravia. E andiamo a sfidare anche questo allenatore. Ah no, ok, ci ho detto solo che c'erano delle piccole... C'era una piccola frana che aveva bloccato il passaggio. E Dora è andata via grazie a Roark, ovvero Pedro, il capo palestra di Mineropoli. Perché adesso volendo, continuando fino a sud, continuando lungo sud, troveremo Mineropoli. Quindi in realtà andiamo ad est, dove c'era quella ragazzina con Abra. Altro Miss Magius, non ci interessa. Beh, non possiamo scappare, mannaggia lui, scappa. Ehi, grazie. Ok, Timer Ball, sempre comodo, specialmente contro i leggendari. Non abbiamo incontrato nuovi Pokémon in questi due percorsi. Ah, come non detto, Hippopotas. Prendiamolo subito. Vai. Quick Ball e aggiungiamo un altro Pokémon al nostro Living Dex. Il buon Hippopotas. Perfetto. Ecco qua, preso. E se andiamo ancora più a sud arriviamo effettivamente a Mineropoli. A questo punto però torniamo su. E andiamo dalla ragazzina con Abra. Eccola qua, salve. Ciao, la caverna è davvero pericolosa, quindi sto usando il mio Abra per teletrasportare le persone attraverso essa. Se vuoi che ti aiuti, dovrai darmi la prova che tu sia davvero forte. Ok, ti proverò che io sono forte, cara pupa Mira. Beh, Abra contro Grotol. Guarda, spero che usi il Quick Claw così... No, niente. Ah, comunque, wow, psichico Abra al 17, niente male. Dove l'hai presa l'MT? Allora, Sensriu, lasciamo Grotol. Beh, sei abbastanza scarsa, cara ragazzina, posso dirtelo. Mega Drain. E ci refulliamo pure. Ecco qua. Very strong, assolutamente sì. Che allenatore fortissimo, te lo meriti. Ah, grazie per le Power Lens. E teletrasportami, grazie. Ed eccoci arrivati a Kuoripori. Facciamo subito una capetina al centro Pokémon. Eccoci qua. Perfetto. A Kuoripori non c'è tantissimo da fare, ma c'è un bel evento. Cioè, non c'è tantissimo da esplorare, ma c'è un bel evento corposo. Vediamo un po'. The Battle Hall should be fun, appunto, è la Battle Hall. I wish my mom would let me enter, if only I was a boy. Ah, perché è accessibile solo ai ragazzi, oppure è un pregiudizio che aveva sua madre, probabilmente quello. Allora, andiamo a depositare il nostro Hippopotas, numero 449. Perfetto, quindi qui. Ecco qua, piano piano, piano piano, ah, molto piano piano, mi aspettavo che si riempisse un po' più velocemente. Siamo già alla terza città praticamente. E non siamo ancora riusciti a completarlo. Vediamo cosa c'è qui dietro. Strumentino? Non sembra. Non c'è nessuno strumento nascosto qui. O forse non lo trovo io banalmente. Perché io provo ogni tanto, ma non è che mi metto lì a cercare in ogni punto, eh. Quella è la Contestall. E le gare sono davvero divertenti, ci dice questo ragazzo. Cosa sto facendo qui? Questo un povero vecchietto colpito dall'Alzheimer, probabilmente. La palestra, cioè il capo palestra attualmente è lontana e dovrebbe essere Fanny. No, Fantina, che in italiano forse è tratta come Fanny. Salve. Puffins are tasty traits to give to Pokémon. They help them out in contest. Sì, appunto, dare i Puffin aiuta i Pokémon ad essere più sgargianti e fighi durante le gare. Salve, avventuriero. Non posso credere che la palestra sia chiusa. Mi spiace, avventuriero. Allora, ho sentito... che un'organizzazione o alcune organizzazioni stanno andando in giro a causare problemi. Come li chiamano? Team Galvantic? No, sarebbe penso Team Galactic? Il Team Galassia?
Penso stiano parlando proprio di loro. Ok, questa è la casa del solito giudice del fan club. No, non voglio che tu mi giudichi Pokémon, grazie. Però non ci danno nulla, come vedete. Dovrebbe essere il Pokémon Fan Club. Heartome City, o no, niente. Niente, non ci dicono cos'è quella casa. Every now and then the battle hall opens up for trainers to test themselves. Ok. Andremo in quella battle hall prima o poi. Tu usi il PC, vero? Wonderful. Prendi questo e ci dà l'Air Slash TM104. Questa che era una casa molto simile a quella di Bill. Mentre in questo Pokémon Market c'è solamente questa ragazzina che dice no, spero di uscire al più presto da questo posto e probabilmente stava accompagnando magari la sorellina. Questa è la Battle Hall? Sì. Penso che abbiamo anche esplorato tipo tutta Kuoripoli. Vi dicevo che non era molto grande da esplorare in realtà. E a questo punto, no, forse possiamo andare qui sotto però. Qui sotto sì, non ci siamo ancora stati. Qui possiamo passare? Ok, lui non ci fa passare finché non andiamo alla Battle Hall, giustamente. Benvenuto, grazie, caro signore. Qui abbiamo la Mind Plate. La lastra mente. E qua non ci fanno passare di nuovo se non siamo stati alla Battle Hall. Quindi ragazzi, che dite? Abbiamo colto l'indizio che dovremmo andare alla Battle Hall? E andiamoci allora. Eccoci qui, pronti. C'è Brock, ci sfidi? I hope I get matched with a cute girl. Vabbè, questo è sempre il solito Brock. Spera di essere in coppia con una bella ragazza. I'm pumped, I can't wait to win. Questo si è allenato, è pompato. It will be hard to calculate the battles with an unworthy partner. Eh sì, se ti mettono con una pippa, mi spiace, ma non puoi farci nulla. My partner better take this seriously. I aim to win. Ok, ciao Lucinda. Glacial, ce l'hai fatta, buona fortuna, grazie. I need to plan ahead. It's hard without knowing much about my partner, Toph. Ok, a questo punto parliamo con Paul. Cosa vuoi? Sapete ragazzi con chi ci metteranno, vero? Sì, vai. Registriamoci. Your first battle will be ready when you find your partner. His name is Paul. Figurati, la battaglia sarà dura quando troverai il tuo partner. Il suo nome è Paul. Proprio lui, incredibile. Quindi sei tu il mio partner, eh? Vuoi davvero farlo? Certo, dai. Già, non ostacolarmi però. E abbiamo fatto team up con Paul. Ah, lo possiamo portare in giro ora. Lo possiamo tipo triggerare in questo modo. Ok, dobbiamo parlare con te? Please take a rest. No, tu mi curi, perfetto. Vai, dobbiamo parlare con te? Right this way. Andiamo a combattere la prima battaglia. Vai. Lui chi userà? Chimchar? Chi è che manda lui esattamente? Dobbiamo combattere contro Victor e Vinny. Mando, minchia, Rhydon e Magmar, ma son cattivissimi questi. Cioè, noi abbiamo Chimchar e Grotol, ma ti sembra il caso? Vabbè, usiamo un Mega Drain, anzi Razor Leaf su entrambi. Iniziamo con quello. Ok, iniziano già a stompare il povero Chimchar loro. Ma oh no, poverino. Ok, bravo, usa Flame Wheel, almeno qualcosa fai. Clear Smog, niente, sto Chimchar mi sa che. Vabbè, oddio, oddio. Ha tirato fuori un lanciafiamme, niente male, su Rhydon. Niente male davvero. Niente, Magmar ha evitato l'attacco, infame. Andiamo di Bite su di lui. Ecco, siamo rimasti contro Magmar. Non è una buona cosa per noi, eh. Ah, però lui manda in campo Elekid. Ok, allora niente. Abbiamo un po' di cover. Ottimo. E si è pure bruciato. Va bene. Grande Paul. Hai vinto. Oh no. Not bad. Not bad affatto. I don't want to give up already, non voglio arrendermi subito. Andiamo subito a curarci Pokémon di nuovo, ecco fatto, e andiamo a fare la seconda battaglia. Vai. Seconda battaglia, siamo contro. All out, let's go. Don't hold back. Ok, vediamo, siamo contro Cam e Mitch, ma sono quelli di Modern Family, Cam e Mitch. Avete mai visto quella serie? Sono una coppia lì dentro. Allora, andiamo di Razor Leaf su entrambi, anche se non faremo molto danno a Metagross. Bravo, usa Graffio, va bene. E il mio obiettivo è far danno un po' a tutte e due. Tanto loro se la prendono con Chimchar, purtroppo. Chimchar che sapete che fine farà questo Chimchar, vero? Revenge, ok. Andiamo ancora di Razor Leaf.
Crash Claw ci ha disintegrato Grotol, peccato. Perlomeno Erekid finisce il lavoro. Ok, hanno disintegrato tutti questi, ma sono impazziti. Andiamo di Starevia. E lui ti manda a Torterra lui, Minchia. Fortissimo sto tipo. Andiamo di Fly, così almeno non ci può colpire. A Magnet Rise, ok. Colpiamolo con volo. Frenzy Plant. Ma dai, hai missato. Hai missato Radicalbero, ma non ti vergogni. Bravo, colpiscilo con Radicalbero. E qui sarebbe servito Chimchar in realtà. Anche il nostro povero Staravia se ne va. Torterra deve ricaricarsi. A questo punto mandiamo Pikachu. Eh già, anche noi abbiamo un Pokémon, un asso nella manica, diciamo così. Brick Break. E addio. Metagross. Wow, wow sì. Avete ucciso tutti e due i miei Pokémon di Sinnoh. I can't believe how weak it was. Non posso credere quanto debole, quanto scarso, quanto fosse una pippa colossale. Adesso me ne sbarazzo. E sta parlando di Chimchar, ovviamente. Povero Chimchar. Vabbè, ha un po' ragione, Chimchar è stata una pippa. Però, good riddance, Chimchar. You're just too weak. Buona fortuna. Non so riddance cosa voglia dire. Comunque lo abbandona in ogni caso. Sapete com'è che lo abbandona. Sei troppo debole. Chimchar! Cosa? Pensi che sia sbagliato che io lo liberi? Cosa me ne frega? It was a pathetic excuse of a Pokémon that I entertained for far too long. Insomma, si è occupato troppo lungo di questo Chimchar che lui considera una merda. Don't be late, non far tardi per la nostra prossima battaglia, ma noi, Chimchar, ce lo prendiamo. Certo che sì. Ecco qua. E ovviamente con noi Chimchar diventerà tipo il Pokémon più forte di sempre, no? A Fossa, tra l'altro, era fortissimo con Fossa. A Flame Wheel, che probabilmente li toglieremo. Scratch, Dig e Flame Flower. Ora, Chimchar è un Pokémon, è un attaccante, mi sa fisico, Mi sa che Chimchar è un attaccante fisico, quindi Flame Flower non ce l'avrà. Piuttosto avrà Flame Wheel, molto probabilmente. E altri attacchi, magari non di tipo fuoco, ma avrà tipo qualche attacco di tipo lotta sicuro, perché diventa fuoco lotta. Potremmo fargli magari imparare terremoto o cose di questo tipo. A questo punto mettiamolo davanti, perché ora tocca allenare Chimchar. Vai. Andiamo a fare l'ultima battaglia. You need your partner. Vai, vieni. Vieni, Paul, forza. Ti serve un biscottino? Bravo. Ah, sono Brock e Holly. Quindi lui è davvero andato in coppia con una bella ragazza. Contento Brock, Guardalo lì com'è spavaldo. Krogunk e Farfetch'd. E noi usiamo subito Chimchar alla faccia sua. Intanto si è evoluto su Elekid in Electabuzz. Minchia, non perde tempo il tipo, Andiamo con Fossa su... Minchia, quanto è forte su Electabuzz. Andiamo con Fossa su Krogunk. Vabbè, però, che palle, ma scusami, ma l'ha avvelenato così. Muore. Eh sì che muore, ma dai, ma che sfiga però. E niente, ha ragione Paul, Chimchar è una pippa. Poco da fare. Ma andiamo a Starevia. Quando Paul ha ragione, Paul ha ragione. Andiamo di assalto. Ecco fatto. Addio Krogunk. Perfetto. Non ci posso credere, mi spiace. Quindi abbiamo vinto, abbiamo finito, dobbiamo fare l'ultima. Andiamo a curarci Pokémon, sperando che Chimchar resista per l'ultima volta. Right this way, quindi abbiamo un'altra battaglia. Oh, contro Lucinda questa volta. Ma non combatte anche Lucinda? Ah, non c'è stata l'animazione. Lucinda e Conway. Buizel ed Heracross. Scommettete che Buizel farà un attacco di tipo acqua getto su Chimchar e lo sciotta? Allora... Ricordiamo che Heracross non ha difesa, quindi andiamo di Flame Wheel. Acqua Jet, cosa vi ho detto? Ok, grazie Electabuzz per averci eliminato Buizel e averci fatto salire di livello. Niente, sono cattivissimi contro Chimchar, cioè loro vedono Chimchar e lo disintegrano, cioè non gliene frega proprio niente. Ai Chimchar muori. Oh, che ci posso fare? Andiamo di azione. Tanto comunque Electabuzz finirà il lavoro. Ok.
Chimchar si sta evolvendo e direi di lasciarlo evolvere perché il Chimchar di Ash diventerà un Infernape, quindi lasciamolo tranquillamente evolvere e diventare un bel Monfermo, Monferno, non Monfermo. Eccolo qua, molto bello anche Monferno, ma tutta la linea evolutiva di Chimchar è fighissima in realtà. Match Punch. It is certain to strike first. Pugno rapido praticamente, credo sia. A questo punto togliamoli Graffio, tanto. Ecco qua. E anche Finta vuole imparare. Sapete che potete togliere il lanciafiamme? Perché tanto se è un attaccante fisico. Ah no, Feint non è Finta. Ah no, sì, è Finta, ma non è tipo buio Finta, scusatemi. Beh, non facciamoli imparare in questo momento. I guess my calculations were off. Mi spiace. Congratulazioni per la vittoria, ecco il tuo premio. Una conchinella, penso sia questa. Che premio di merda, dice Paul. Puoi tenerlo, non ho bisogno di quello. Beh, giustamente lui non alleverà mai Pokémon che si evolvono per amicizia. Potete ben capire il motivo, no? Rimarrebbero merde in continuazione. Bene, a questo punto abbiamo battuto anche, abbiamo fatto la Battle Hall. Abbiamo preso il nostro nuovo Pokémon Chimchar che si è evoluto direttamente in Monferno. E siamo pronti per proseguire la nostra avventura in Sinnoh. Ma lo faremo nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!